Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere, specialmente in questo posto. Allora, mi ha dato questo compito sulle gastroenteriti, anche se, come vedrete anche dalla presentazione, dati sulla parte umana effettivamente sono sempre un po'... Allora, vediamo, eccomi qua. Un po' carenti, però quello che posso descrivervi, vi dirò. Gastroenteriti, diarrea, come vedete nel panorama delle malattie, tra le malattie croniche, tra le malattie infettive, la diarrea o le infezioni gastroenteriche sicuramente occupano un posto molto importante, diventa ancora più importante quando andiamo a vedere i dati dei paesi a basso reddito. E invece se guardiamo al nostro paese, ai paesi industrializzati, vedete che questo tipo di infezione nel panorama delle malattie infettive generali quasi scompare. Tuttavia, malgrado i costi, diciamo, l'impatto sanitario in qualche modo sia piuttosto contenuto, piuttosto scarso nei paesi a reddito elevato, abbiamo delle situazioni che possono invece avere un grosso impatto non solo sul discorso salute pubblica e quindi un impatto sanitario, ma anche degli elevati costi economici. Ricordate tutti l'episodio epidemico che c'è stato in Germania nel 2011 da Escherichia coli O104, quindi paese industrializzatissimo, una epidemia molto molto importante che non solo ha fatto tanti casi e tanti morti per la sequela più importante che è la sindrome emolitica uremica, ma vedete anche il numero di casi di infezione e di decessi che ci sono stati. Quindi un impatto sanitario e sociale e non solo, ma anche un grosso impatto economico. Nei paesi industrializzati queste malattie, se vengono a livello epidemico, hanno un grosso impatto anche economico. Qui erano i dati riportati dalla Commissione europea che facevano vedere quali sono state le perdite economiche degli stati membri, ma non degli stati membri che sono stati colpiti dall'epidemia, ma degli altri che avevano anche un coinvolgimento per quello che riguarda gli alimenti. Vi ricorderete la Spagna col problema dei famosi cetrioli. Quindi impatto sanitario, impatto sociale, impatto economico di malattie che ovviamente in questo caso molto gravi, molto estese anche per il numero di casi, ma che possono avvenire. Quindi importanti soprattutto quelle trasmesse da alimenti, gastroenteriti e infezioni trasmesse da alimenti. Gli agenti eziologici ovviamente sono tantissimi, dai batteri che possono colpire e dare infezioni a livello del piccolo intestino, a livello del colon. Vedete qual è il panorama degli agenti eziologici batterici, dai più comuni Salmonella e Campylobacter, poi vedremo, ma anche clostridi, vari tipi di bacilli, i vibrioni che non sono soltanto di quelli del colera propriamente detto, ma sono i vibrioni in generale chiamati vibrio colera, che creano sempre molta confusione e che vengono purtroppo cercati poco, quindi poca conoscenza su alcuni agenti. Comunque vedete quant'è la numerosità di questi agenti eziologici, se andiamo dai virus prevalentemente rotavirus e norovirus, tra i protozoi e così via. Quindi agenti eziologici vari, agenti eziologici numerosi, che ovviamente impegnano molto il laboratorio quando si ha di fronte un'infezione gastroenterica. Purtroppo spesso e volentieri non ci si impegna tanto nella diagnosi, a meno che non sia di estrema gravità o abbia un carattere di tipo epidemico. E allora vediamo dove vengono un po' di dati che possiamo tirar fuori su queste benedette infezioni. Le fonti dei dati possono essere le ufficiali, purtroppo ferme al SIMI del 2010, e quindi che vedono come notifiche ufficiali le salmonelle non tifoidee e il grosso contenitore delle diarree infettive non da salmonella e altrettanto grosso settore dei focolai infezioni alimentari. Ora, diarrea infettiva non da salmonella vuol dire tutto e vuol dire niente, nel senso che spesso e volentieri è definita come diarrea infettiva non da salmonella, ma l'agente eziologico vero e proprio non viene indicato. E così pure per quanto riguarda i focolai di tossinfezione alimentare.
Alle notifiche obbligatorie si affiancano le sorveglianze speciali, come quelle di laboratorio, nel nostro caso il famoso internet, la nostra sorveglianza sulle infezioni da patogeni trasmessi da alimenti, che prevalentemente però riguarda e raccoglie informazioni su salmonella, campylobacter e poco altro, che però ci dà tanto, perché ci dà anche dei dati di tipizzazione della salmonella, ci dà informazioni su quello che è l'andamento dell'antibiotico resistenza. Altri dati li possiamo ricavare dai registri di missione ospedaliera, quindi, che però riguardano prevalentemente i casi ospedalizzati, quindi un settore a parte. Altre fonti possono essere gli studi di popolazione e anche il consumo di farmaci, quindi la vigilanza delle prescrizioni mediche. Se riusciamo a mettere tutto insieme questi dati, forse riusciamo a capire, ad avere almeno un dato di quello che c'è almeno nel nostro paese. Però, come vedremo, sono dati molto frammentari, dati molto, alcune volte anche non aggiornati, ma su questo abbiamo e su questo dobbiamo ragionare. Questa è la situazione epidemiologica attraverso i dati obbligatori del SIMI, come vedete però si ferma al 2009, però ci dice qualcosa, ci fa vedere quali sono le distribuzioni di queste, chi colpiscono di più queste infezioni. Ovviamente l'età estrema e soprattutto i bambini molto piccoli sono quelli che soffrono di più di queste infezioni, ma soprattutto sono quelli che vengono di più all'attenzione medica e quindi sono quelle che vengono di più notificate. Tra i sessi non ci sono differenze. Quello che può essere interessante è vedere i trend temporali, ovvero vedere che per quello che riguarda le infezioni da salmonelle non tifoidee abbiamo negli anni una leggera diminuzione e invece c'è un leggero aumento per le diarree infettive non da salmonella, forse anche per un miglioramento delle capacità diagnostiche dei laboratori che mettono in evidenza altri patogeni, altri agenti eziologici, e c'è anche una significativa diminuzione per quanto riguarda il numero di focolai di tossinfezioni alimentari notificate. Come vedete però vi risottolineo il fatto che i dati sono fermi al 2009 e non andiamo oltre, dati di notifica obbligatoria. Ci fa vedere anche che l'Italia, come al solito, è un puzzle e che non tutte le regioni notificano con la stessa efficienza, e che questi dati ovviamente non riflettono ovviamente quello che è realmente la prevalenza a livello regionale, ma soltanto un problema di notifica diversa a livello regionale. Comunque questa è la situazione che viene fuori dai dati delle notifiche obbligatorie. Anche la stagionalità ci può dare qualche indicazione. Come vedete, la salmonella è non tifoidea, questo è noto, avvengono prevalentemente in estate e in autunno, il 30% dei casi, mentre per quanto riguarda la diarrea infettiva non da salmonella c'è una stagionalità molto meno spiccata e quindi li ritroviamo per tutto l'arco dell'anno. Vi dicevo, fermi al 2010, se uno vuole vedere i bollettini ufficiali al sito del Ministero della Salute, questi sono addirittura dati provvisori del 2010, che fanno vedere come nella diarrea infettiva sono stati notificati in Italia poco più di 5.000 casi. Vi portavo solo per rispetto degli ospiti la situazione abruzzese, che non c'è niente ovviamente. Vabbè, ma questo non solo per quanto riguarda la vostra regione, ma ovviamente un po' dappertutto. Quindi un bollettino epidemiologico che ha una valenza molto, molto particolare. Questi sono sul sito del Ministero della Salute. Perché queste gastroenteriti hanno questa forte sottonotifica? Ovviamente, come vi dicevo prima, spesso e volentieri, fortunatamente, i sintomi di queste infezioni sono molto blandi, si esauriscono veramente nell'arco di pochi giorni, e quindi chiaramente il malato non si rivolge ad un medico, il quale medico, anche se vede il paziente, non è detto che invii o inviti il paziente
paziente a fare un esame di laboratorio. I laboratori non tutti sono in grado di isolare, identificare tutti i patogeni che abbiamo visto, possono essere moltissimi, e che ovviamente la notifica da parte del medico è fortemente disattesa. Ora, è chiaro che il problema della gastroenterite non è un problema del paziente in sé, a meno che non sia una sintomatologia molto grave in bambini molto piccoli, in soggetti particolarmente a rischio. Ovviamente spesso e volentieri queste malattie hanno invece un forte impatto in sanità pubblica, quindi intendo, una diarrea si tratta a prescindere da quello che è l'agente eziologico generalmente, solamente che bisognerebbe capire se questa diarrea è una diarrea sostenuta da un batterio o da un agente eziologico, per esempio trasmesso da alimenti, che quindi possa in qualche modo essere la punta di un iceberg e sotto avere un numero di casi molto più numerosi che possono essere inseriti in un episodio epidemico molto più elevato, e quindi anche il problema del coinvolgimento di un alimento più o meno frequente e utilizzato. Sui casi sporadici è stato fatto, infatti, per capire un po' quello che è la situazione, uno studio ad hoc. Vi dicevo, questi sono altri dati che noi possiamo, di cui possiamo disporre. Questo era uno studio fatto nell'ambito di questo progetto europeo MedVetNet, che ha visto una serie di interviste telefoniche fatte in Italia e in altri paesi europei. Questo studio è stato fatto nell'arco di un anno, 2008-2009, con una definizione di caso piuttosto stringente, come vedete, 3 scariche di feci liquide o vomito nel corso di 24 ore, ovviamente escluse altri tipi di patologie che non siano quelle di tipo infettivo. Che cosa è stato messo in evidenza? Gli altri paesi sono, vedete, 1, 2, 3, l'Italia. La prevalenza di gastroenterite acuta nel nostro paese in quegli anni, attraverso queste, ripeto, interviste, risultava essere intorno al 9%. Per lo più si trattava di diarrea di tipo acquoso, quasi nessuno rispondeva di aver avuto diarrea emorragica, nausea e vomito ovviamente erano i sintomi che accompagnavano la diarrea. Il numero di casi di gastroenterite per persona è venuto fuori praticamente uno per nostro paese, ma in linea in fondo, tranne il primo paese che è 1,74, con gli altri paesi partecipanti allo studio. I pazienti che si rivolgono al medico, come vedete, sono intorno al 26%, pochissimi quelli ospedalizzati, ma insomma anche questo in fondo c'era una grossa variabilità tra il paese in cui i pazienti si riferivano all'attenzione del medico erano intorno al 14%, ma anche nel secondo paese invece il 45%, quindi insomma molto variabile. Quello che era importante comunque, perché da tutto questo studio appunto si sottolineava il fatto che per tutte le età in Italia abbiamo almeno un episodio di gastroenterite l'anno, che non è sicuramente poco. Abbiamo detto accanto alle sistemi di notifica ufficiale, quindi quelli che possono essere i dati che possiamo ottenere da questo tipo di sorveglianza, si affiancano le sorveglianze speciali, e questo soprattutto riguarda le infezioni da patogeni enterici che causano gastroenterite, ma che sono prevalentemente trasmessi da alimenti. Questo all'ambito europeo, sapete tutti, è una sorveglianza coordinata dall'EFSA e dall'ECDC, del CDC, che ha deciso di sorvegliare in modo prioritario questi tipi di infezioni: salmonella, campylobacter, escherichia coli, produttori di verotossina, listeria, shigella, yersinia, e in fondo patogeni che vengono anche inseriti nell'annesso 1 della direttiva zoonosi. Quindi una sorveglianza di laboratorio per quanto riguarda la parte umana. Prevalentemente questi sono patogeni trasmessi da alimenti, e questi sono i dati che sono diciamo ogni anno poi raccolti. Anzi, ho ricevuto questa mattina la mail che oggi viene pubblicato il report delle zoonosi del 2016, quindi è un'uscita proprio oggi. Mi scuso se fosse arrivato ieri i dati, avrei fatto in tempo a aggiornare i dati, ma non ce l'ho fatta.
Allora, l'andamento che ci permette questi dati di vedere un po' l'andamento dei vari patogeni. Sapete tutti, il Campylobacter, siamo qui anche per questo, il patogeno prevalente in Europa, il principale responsabile di infezioni trasmesse da alimenti, salmonella e così via, listeria, Escherichia coli, brucella, trichinella, echinococco, con un numero molto più limitato di casi. L'andamento è molto così altalenante, la salmonella dopo una prima diminuzione negli anni 13-14 è andata aumentando e sta ancora un pochino aumentando, la listeria è aumentata, il campylobacter come vedete è molto, molto variabile. Sono dati a livello europeo. E altro dato che può essere che riporta questo report del congiunto EFSA e CDC riguarda i focolai di tossinfezione, questi sono dal 2010 al 2015. Sapete tutti che da qualche anno gli episodi di tossinfezione vengono diciamo classificati in quelli in cui c'è una forte evidenza del coinvolgimento di un alimento e in quelli invece in cui questa evidenza è molto più debole. Comunque vedete che il numero di episodi notificati a livello europeo sono molto, è abbastanza elevato, soprattutto quelli con debole evidenza, e che ritorna la lista lunghissima di agenti responsabili di queste tossinfezioni alimentari, per prima la salmonella, le tossine batteriche, il campylobacter e così via. Ora nel 2016 le cose non sono molto cambiate, noi abbiamo visto insomma già questo report prima di essere pubblicato, ma insomma i dati sono pressoché gli stessi, l'andamento è pressoché lo stesso. A questo punto, oltre a tutti i dati che vengono raccolti a livello di notifica obbligatoria, a livello di studi particolari e a livello europeo, ovviamente c'è la nostra sorveglianza di laboratorio che ci permette di raccogliere informazioni cliniche, epidemiologiche e microbiologiche, soprattutto, come vi dicevo, per salmonella e campylobacter. La listeria ha un flusso parallelo e anche gli Escherichia coli produttori di verotossina che fanno riferimento al registro SEU in Italia. Quello che è importante, purtroppo, ripeto, la lista dei patogeni sorvegliati non è completa, però comunque questi dati, noi quello che riusciamo a raccogliere, possiamo in qualche modo alimentare quelli che sono i dati a livello europeo che avete visto, e soprattutto ci permette questa sorveglianza di rispondere anche a questa rete di sorveglianza, di rispondere alle allerte che vengono lanciate al sistema dell'SDC, questo sistema EPIS. Internet, per noi e voi che ci lavoriamo da tanto tempo, effettivamente ci ha permesso negli anni di seguire l'andamento, soprattutto per quanto riguarda le salmonelle e i sierotipi di salmonella. Vedete, questo è l'andamento un po' confuso, ma insomma i vari sierotipi prevalenti dall'80 a oggi. E soprattutto vedete questo cambiamento, no? Questi shift che ci sono stati tra i vari sierotipi, e soprattutto ogni tanto questi picchi di prevalenza che molte volte rispondono anche ad episodi epidemici che sono partiti dal nostro paese oppure in cui noi eravamo coinvolti e siamo riusciti in qualche modo a rispondere. Quindi un sistema, almeno per quanto riguarda la salmonella, piuttosto efficiente. Per farvelo un pochino più chiara, per quanto riguarda i sierotipi, vedete qual è la situazione nel nostro paese fino ad oggi. I dati del 2017 sono ancora provvisori, ma comunque ci consente di vedere come i principali sierotipi siano sempre la monofasica di Tifimurium, la Tifimurium, l'enteritidis, che recentemente ha avuto un momento di ripresa, anche perché a livello europeo c'è in atto questo, chiamiamolo, questo outbreak internazionale, probabilmente legato al consumo, alla produzione di uova in Polonia. E c'è questo sierotipo Salmonella Napoli, che è prevalentemente nostro italiano proprio, perché sono gli isolamenti di Salmonella Napoli sono visti quasi esclusivamente nel nostro paese, e così via. Quindi con questo sistema questa sorveglianza di laboratorio noi riusciamo a seguire questi sierotipi per periodi piuttosto lunghi, sempre per onorare
chi mi ospita, ho portato i dati dell'Abruzzo, tanto per farvi vedere com'è la situazione. Questi sono i dati 2008-2017, purtroppo l'Abruzzo non è una regione molto, molto attiva da questo punto di vista, ma con Elisa abbiamo parlato tante volte purtroppo, però mi premeva dire appunto come anche qui si erodipi il principale, questa monofasica, che è stato oggetto è stata la causa di un episodio epidemico piuttosto esteso nel 2013-14, 14-15. C'è stata questa salmonella Berta, lo stesso che è stata oggetto di è stata causa di un altro episodio epidemico, ma come vedete ci sono vari sierotipi, anche qui la Napoli, ma con un numero molto contenuto di isolamenti. Quindi diciamo che la sorveglianza internet ci permette appunto di seguire questi andamenti, e quando questo è abbastanza efficiente ci permette di fare anche un trend temporale piuttosto preciso. Passiamo invece al discorso del laboratorio. Dicevamo questo problema della gastroenterite, delle infezioni gastroenteriche per quanto riguarda la diagnosi eziologica, è legata anche alle capacità del laboratorio, che vedete potrebbe muoversi e potrebbe cercare di fare delle diagnosi mirate, anche partendo da quello che è il campione, quindi diarrea acquosa, diarrea non acquosa, ovviamente fattori di rischio che purtroppo il laboratorio spesso e volentieri non conosce, e così via. Un esempio tra tutti: se il paziente che arriva con la gastroenterite dichiara di essere tornato da un viaggio nei paesi orientali, asiatici, cioè, forse meriterebbe di cercare anche qualcosa di più, per esempio un vibrione del colera. E quindi ci sono, oppure se il paziente ha fatto una terapia antibiotica, allora a quel punto si va a cercare anche il colsidion difficile. Queste informazioni purtroppo al laboratorio di diagnostica clinica non arrivano quasi mai, e quindi il laboratorista si trova a dover fare o una ricerca a tappeto, che ha poca ovviamente efficienza, oppure limitarsi su quelle che sono le richieste specifiche del medico. Quindi andiamo a vedere quello che è stato fatto. Questo è uno studio fatto qualche anno fa su un numero importante di esami effettuati, come vedete oltre 500.000, per vedere come sui test effettuati qual è stata la positività. Quindi su salmonella sono state cercate su più di 100.000 test, e la positività è stata in fondo il 2,4%, molto bassa, che ci impone pure a dire: ma vale la pena effettivamente di fare tutti questi test e di fare una diagnostica che costa? Dicevo, purtroppo spesso e volentieri questa non viene fatta, perché non ha, a costo beneficio effettivamente non ha senso, perché trattare una salmonella con antibiotico non si tratta. Quindi se non è un problema di sanità pubblica, effettivamente il medico per un problema di gestione del paziente singolo potrebbe anche non chiederlo. Vedete invece che l'efficienza aumenta quando viene fatta una richiesta più mirata, quindi su un numero ridotto di esami. Il rotavirus su 20.000 test effettuati, l'efficienza diagnostica è del quasi il 17%, così il norovirus, perché sono due richieste che vengono fatte perché il paziente presenta, i bambini generalmente, hanno una richiesta più specifica da parte del medico. Quindi test mirati portano a un aumento dell'efficienza, però come vi dicevo purtroppo questo in laboratorio spesso non viene fatto, perché le informazioni non ci sono, e quindi si fa a tappeto salmonella, shigella e qualche volta campylobacter, ma come vedete l'efficienza è piuttosto bassa. E quindi i criteri i campioni analizzati per agente patogeno e per criterio di indagine lo vedete qui. La salmonella viene fatta quasi di routine, e in giallo vedete quelli che sono invece le ricerche fatte su richiesta del medico, il quale medico bene o male con i sintomi o con quel minimo di informazioni che riesce ad ottenere può richiedere e quindi orientare il laboratorio per la diagnosi. Ma vedete anche che quante sono le analisi che possono essere fatte, che quindi non meritano di essere fatte a tappeto e per evitare quello che è l'efficienza diagnostica piuttosto bassa. Ovviamente i laboratori possono, oltre alla quale ricerca viene fatta, ma i metodi,
voi che lavorate nella parte alimenti avete tutto molto standardizzato e armonizzato, la diagnosi clinica purtroppo non è così, e quindi i laboratori lavorano come sono abituati a lavorare, quali sono le loro routine, e quindi anche questo ovviamente non ci permette di fare una comparazione, di avere dei dati comparabili e che abbiano un senso. Vedete, tanto per esempio, come la coltura per salmonella viene fatta anche con arricchimento, viene fatta un'identificazione presuntiva quasi da tutti, quindi per salmonella non abbiamo grossi problemi, ma per altri patogeni ovviamente questo non avviene. Prendete il Clostridium perfringens, viene fatta la coltura, che sappiamo tutti non ha assolutamente senso, perché se non abbiamo almeno il dato della produzione di enterotossina non possiamo dire che quello è una tossinfezione da perfringens. Quindi, solo per sottolineare il fatto che non solo la ricerca, ma anche come viene ricercato un determinato agente patogeno non è sicuramente standardizzato dai vari laboratori, e quindi i dati che abbiamo sono quelli che abbiamo. In ambito europeo, volevo segnalarvi questo Atlante dell'SDC, non so se lo conoscete tutti, che è molto interessante da consultare, che ci permette di vedere come il nostro paese si pone all'interno della comunità europea come numerosità di casi riportati per i vari patogeni. Solo alcuni esempi: questa è la campylobatteriosi del 2016, con 1000 casi, i pallini già vi danno l'idea di com'è la situazione. La shigellosi, che è piuttosto frequente in alcuni paesi, dal nostro paese sono stati riportati soltanto 20 casi, ovviamente questi sono dati che vengono da internet. La yersinia 9 casi, la salmonella ovviamente ce ne abbiamo tanti, a pari degli altri paesi, però possiamo dare anche uno sguardo sempre nell'Atlante quali sono la distribuzione dei sierotipi di salmonella. L'enteritidis, per esempio, tanto per farvi vedere, la tifimurium e la monofasica, che sicuramente nel nostro paese, come in altri paesi europei, è sicuramente il principale sierotipo di salmonella circolante. E questa salmonella Napoli di cui vi parlavo prima, che è aumentata un po' in Francia, in pochi altri paesi, ma che è prevalente nel nostro paese, quindi un sierotipo tipicamente italiano, infatti si chiama Napoli. E questa è la salmonella Berta, che, come vi avevo fatto vedere prima, Elisa aveva pubblicato, ti ricordi, con quell'episodio epidemico, un sierotipo piuttosto insolito, quindi ci permette pure di vedere un po' com'è la situazione di questo preciso sierotipo in Europa. E così vi volevo far vedere, non so, questa era la situazione nel 2007, nel 2009, nel 2012, in cui siamo noi che ce ne abbiamo, mi pare che era qui l'anno dell'outbreak che avete avuto qui in Abruzzo, e sempre nel 2013, poi va diminuendo, l'Italia non riporta assolutamente questo sierotipo, e nel 2016 viene riportato soltanto dall'Inghilterra. Quindi è uno strumento abbastanza simpatico, soprattutto quando uno trova dei sierotipi un po' particolari, soprattutto causa di outbreak, per vedere qual è il panorama. Ripeto, sono patogeni trasmessi da alimenti, quindi insomma in qualche modo alimenti che possono girare anche nella comunità europea, e quindi permette anche di muoverci e di capire, avere qualche informazione in più. Io concluderei soltanto sottolineando quello che vi ho detto in questa confusa, e soprattutto cercando di avere dei dati un po' così da varie fonti, come avete visto. Ovviamente l'attenzione sulle gastroenteriti è andata sicuramente aumentando dopo l'episodio delle Escherichia coli in Germania, tanto che il sistema di allerta e soprattutto i report, i rapid risk assessment che le CDC e l'EFSA hanno deciso di pubblicare ogni volta che avviene un episodio epidemico, è sicuramente grazie purtroppo a quello che è avvenuto con le Escherichia coli 104 in Germania. Sicuramente il rischio di trovare dei nuovi patogeni emergenti o riemergenti oggi, con la situazione globale di alimenti, di persone che si muovono, è sicuramente probabile, e quindi anche i laboratori si devono dotare
li devono dotare di metodiche e devono sapere e capire e ovviamente cercare di identificare anche patogeni che normalmente non vengono considerati nella routine. In Italia la sorveglianza dei patogeni enterici sicuramente ha dei limiti per quanto riguarda le notifiche, l'abbiamo visto, ma anche la diagnostica non è portata in modo armonizzato. È importante fare diagnostica bene, perché possiamo solo così essere un punto di osservazione per vedere se sta emergendo qualcosa di particolare. Internet è una sorveglianza di laboratorio che sicuramente è importante, perché ci dà informazioni su alcuni patogeni enterici. Purtroppo, come avete visto, punta molto sulla salmonella, sul campylobacter e poco su altri patogeni, e tuttavia questo comunque ci permette di avere dei dati, ma non avere su dei dati a livello, diciamo, nazionale. La rappresentatività è sicuramente poco rappresentativo di tutto il territorio nazionale. Io con questo vi ringrazio, se ci sono domande, mi rendo conto di avervi dato un po' di dati un po' sparsi, ma purtroppo questa è la situazione e non ci posso fare niente. Grazie.